Marco Rizzone, candidato nel Movimento 5 Stelle, che invece si collega con noi da Genova. Eccoci, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ho 34 anni, sì. Sono il candidato nel collegio uninominale di Genova 4, Genova Bargagli, quindi tutta la zona del centro, da Castelletto fino alla Val Bisagno. Nella vita sono un imprenditore nel settore dell'innovazione digitale. Dopo una laurea in economia e un'altra specializzazione in finanza alla Scuola Sant'Anna di Pisa, ho fatto delle esperienze all'estero, dalla Cina alla Silicon Valley, poi sono tornato nel 2011 in Italia e ho fondato diverse start-up. L'ultima a cui sto lavorando è un progetto ambizioso di valorizzazione del territorio italiano e ci ha visto con l'app ZonzoFox portare in giro alla scoperta dell'Italia oltre 150.000 persone. Oltre a questo impegno nel campo proprio dell'imprenditoria, mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle una volta che ho visto l'apertura alla società civile e, condividendone tutti i punti del programma, mi sono messo in gioco anche per uno spirito di servizio pubblico. Poi ci torniamo, Rizzone. Allora, sempre in tema di... Insomma, vado da Marco Rizzone per sentire anche, nonostante poi il Movimento 5 Stelle, abbiamo visto dai sondaggi di Quorum, sia poi il partito preferito dei giovanissimi che andranno al voto per la prima volta, ma insomma, a chi ancora non sa a chi votare, che messaggio vogliamo lanciare, Rizzone? Beh, io intanto vorrei dire una cosa, che sapete perché i giovani sono così disaffezionati dalla politica? Beh, perché la politica finora non ha tenuto mai conto dei giovani, né politiche di centrodestra né politiche di centrosinistra, ed è per questo che i giovani si sono allontanati da una cosa invece che è la cosa più bella del mondo. Noi siamo evidentemente la forza politica che pensa di più ai giovani, pensa al futuro in un'ottica lungimirante, e i dati dei sondaggi lo dimostrano che i giovani hanno capito più degli anziani che vogliamo avere un futuro in questo paese e che dobbiamo cambiare con il passato. Quindi io confido nei giovani che convincano i loro genitori, che facciano capire ai loro coetanei che si sono allontanati dal mondo della politica che invece bisogna andare a votare e bisogna valutare i programmi, valutare cosa hanno fatto in passato le forze politiche che oggi propongono sempre le solite ricette o che danno le mancette elettorali come Renzi o fanno le solite sparate come nel 94 in stile Berlusconi. Io confido nell'intelligenza dei giovani e li invito ad andare a votare perché il futuro è dei giovani. Il Movimento 5 Stelle si è destinato un po' a scendere nel corso dei giovani sulla riduzione dei costi della politica, perché chiaramente, diciamo, questo che abbiamo visto in questi giorni cambia un po' il quadro rispetto alla credibilità del Movimento su questo. Rizzone, che ne pensa? Ma credibili... No, allora, intanto rimborsopoli è un termine sbagliato, qua si tratta di donazioni volontarie di stipendi legittimi che ammontano complessivamente a 23 milioni di euro. Non sono in effetti 23,4 milioni di euro e questo diciamo, porterà ovviamente a delle azioni interne di pulizia per evitare diciamo, che mele marce rimangano nel movimento, ma il dato eclatante è che il movimento ha restituito, senza che fosse obbligato, 23 milioni di euro per un fondo dedicato alla microimpresa, mentre gli altri partiti hanno non solo dato zero, ma si sono intascati rimborsi elettorali, e quella sì che è rimborsopoli alle spalle dei cittadini. Questo è il vero scandalo, i cittadini l'hanno capito, tutte le parole che dicono quelli che ora c'è... Poi la sera, dopo aver dichiarato di aver dato quei soldi, va dal povero a cui hai dato dei soldi per dirgli che glieli devi ridare indietro. Questo è quello di cui stiamo parlando. Se questa non è rimborsopoli, forse è qualcosa di peggio. Voi cosa avete dato? Avete preso i soldi da Buzzi, Mafia Capitale, e vi siete finanziati con i mafiosi. Allora, facciamo una cosa, diteci voi che cosa prevedete di fare.